Ed è ancora bufera su Beppe Grillo dopo la proposta di un tribunale popolare per i giornalisti, eh, resta la polemica anche sulla svolta 5 Stelle in tema di avvisi di garanzia, passata sul blog con il 91 di voti favorevoli. Paola Cervelli. La crociata contro i media e la difesa del nuovo codice per gli indagati 5 Stelle. Beppe Grillo sul blog riparte all'attacco. Le nuove regole non rappresentano la svolta garantista. Questa, dice, è un'altra bufala di giornali e tv. Il codice fa sì che chi non rispetta i principi del movimento venga messo fuori. Un tentativo di rispondere alle critiche della base dopo aver messo nero su bianco che un avviso di garanzia non è un fatto grave a priori ma sarà valutato caso per caso dal garante. Il nuovo codice ieri è stato approvato con una maggioranza del 91% in una votazione sul blog cui hanno partecipato circa in 41.000, un terzo degli iscritti totali, un flop dicono dagli altri partiti, mentre continua la bufera sulla proposta di Grillo di una giuria popolare per smascherare quelle che definisce le bufale di giornali e TV. È evidente a tutti che i mezzi di informazione usano, con il Movimento 5 Stelle e con i partiti tradizionali, due pesi e due misure. Per esempio, che fine ha fatto l'indagine che riguarda il ministro Lotti e il giglio magico di Renzi? Perché non se ne è parlato più in maniera approfondita? L'autonomia della stampa è tutelata dalla Costituzione, dice il vicepresidente del CSM Legnini. Con la proposta di Grillo l'Italia precipiterebbe in fondo la classifica per la libertà dei media, il commento della Federazione Nazionale della Stampa. Da Parma l'ex 5 Stelle Pizzarotti osserva. Una giuria popolare è assurda. Grillo critica i media, ma i suoi sono sempre in tv. Accusano Da Forza Italia. Grillo rivela una natura autoritaria e dispotica sempre più preoccupante. Prima si attribuisce poteri da sovrano assoluto sui membri del suo movimento, come se fosse una setta. Poi attacca la stampa e la libertà di informazione. Ormai è un aspirante dittatore che cerca di coprire male, d'altra parte, i disastri delle amministrazioni grilline. Il riferimento è alle vicende del Campidoglio. Raggi potrebbe essere sentita nell'ambito dell'inchiesta sulle nomine già entro gennaio. E si apre un altro fronte. Il 13 il Tribunale Civile esaminerà. Il ricorso sul contratto firmato dalla sindaca col movimento. I ricorrenti chiedono o l'annullamento o la decadenza della stessa sindaca. E c'è attesa per la decisione del riesame sulla scarcerazione di Raffaele Marra, l'ex capo del personale del Campidoglio, arrestato lo scorso 16 dicembre. Agli atti dell'inchiesta anche la chat con la sindaca Raggi e altri fedelissimi. Ce ne parla Alessio Zucchini. È il giorno del riesame per Raffaele Marra. Il Tribunale decide oggi sulla scarcerazione dell'ex capo del personale del Comune di Roma, in carcere dal 16 dicembre con l'accusa di corruzione. Ed è lo stesso Marra, scrivono il Corriere della Sera e il Messaggero, a chiedere che al riesame vengano depositati i contenuti di una chat di gruppo tra lui, la sindaca Raggi, l'allora vice sindaco Frongia e l'ex capo della segreteria Romeo. Si chiamava Quattro Amici al Bar, raccontano in comune, una chat cominciata il 7 luglio, il giorno in cui la giunta si è insediata in Campidoglio e terminata il 16 dicembre con l'arresto di Marra. Commenti e conversazioni sull'attività in municipio acquisiti con il sequestro del cellulare dell'ex capo del personale e già agli atti dell'inchiesta della Procura di Roma, scrivono ancora i due quotidiani, insieme a decine e decine di colloqui intercettati nel corso delle indagini a partire da giugno, mese delicato del mandato Raggi. L'obiettivo di Marra, attraverso quella chat, è dimostrare che non aveva interesse a rimanere in Campidoglio, ma anzi voleva andare a lavorare all'estero. Mentre, secondo la Procura, l'ex braccio destro della Raggi aveva mantenuto e poi esteso il suo potere nel passaggio tra l'amministrazione precedente e quella attuale.